Ciao a tutti, oggi facciamo un altro super esperimento. Che cosa facciamo? Facciamo i cristalli sulle conchiglie con l'allume di rocca. Ok, adesso vi faccio vedere qualche esempio di quello che dico, così almeno capite. Allora, qua c'è la conchiglia e poi qua c'è tutto il cristallo. Questi sono gli esperimenti che ho fatto per vedere se riuscivo o no. Eccoli qui, e adesso li andiamo a fare assieme. Allora, vi dico che è già un procedimento lungo. Questo è così. Poi magari in altri video faremo altri esperimenti. Oggi ci concentreremo sulle conchiglie. Allora, quindi cosa ci servirà? La conchiglia, giustamente. Andiamo a prendere una conchiglia di qualsiasi dimensione. Io ho questa dimensione qui. Guardate che bella, è bellissima. E poi ci servirà della colla, la Vinavil, questa non, colla normale, colla vinilica, ecco, e andiamo a metterne un po' nella conchiglia. Poi, aiutandoci con il dito o con un pennellino, con comunque, metto ancora un po', con quello che siete più comodi, andiamo a spalmare la colla nella nebbia su tutta la superficie, l'interno o dove volete della conchiglia. In questo caso andrò a metterla all'interno e anche un po' sui lati. C'è anche un pelo balordo strano, togliamolo. Ok, e poi lo mettiamo giù. Dobbiamo prendere il nostro allume di rocca, eccolo qui. Io l'ho messo in un contenitore per essere più comoda, perché l'avevo preso in un sacchettino, quindi non è che era molto comodo l'ho fatto. Poi mi pulisco accuratamente il dito, se no mi incollo tutta. Prendiamo la nostra conchiglia, la mettiamo dentro nella polverina e facciamo, vedete? Poi sbattiamo per l'eccesso. Ok, ne mettiamo ancora un pochino e risbattiamo. Ok, e se magari mette fuoco mi fa un favore enorme. Questo, ok, ho tolto la parte dietro, adesso si vede bene. Questo è quello che otterremo. Qua c'è un bel barzocco, lasciamolo lì. Adesso questa però la dobbiamo lasciare asciugare bene, quindi io la lascerò asciugare fino a tipo domani, così finché non è bella asciutta la colla. Quindi per questo esperimento che faremo oggi non è che aspetto un giorno, ho già preparato delle conchiglie e andremo a utilizzare quelle. Perfetto, adesso mi sposto perché l'esperimento comincia. Ok, eccomi nella mia postazione magica. Sarà un po' difficile come al solito fare il tutto, ma ci provo. Ecco qua le conchiglie che io qua ieri ho già messo tutto. Quindi sono a posto per fare l'esperimento. Qua ci sono altri esperimenti, bla bla bla. Vedo che sto ferma, se no viene il vomito tutti. E adesso passiamo all'esperimento. Ci servirà un bicchiere dove andremo a mettere l'acqua demineralizzata o distillata. Aiuto, eh. Io vado a mettercene un po', non troppo, anche perché la conchiglia poi sta sul fondo. Una volta presa la misura, ok, vado a metterla nel pentolino. Perfetto. E adesso mettiamo il pentolino sul fuoco. Ok, una volta che abbiamo messo il pentolino sul fuoco, aspettiamo che l'acqua si scaldi un po' e poi andremo a versarci il nostro allume. Ok, ora prendo un cucchiaio e vado a metterci un bel po' di allume, perché la voglio bella strong. Ok, e adesso mischio, 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 finché qui non si scioglie tutto. Mi raccomando, state attenti se siete piccolini, fatevi aiutare dai genitori e utilizzate soprattutto cose che non utilizzate più per mangiare, solo cose per fare esperimenti. Mi raccomando. Ok, sono tornata nella mia postazione, ho messo nel bicchiere del colorante alimentare blu. Ora vado a versare l'acqua nel bicchiere. Ok, ne ho fatto anche, potevo farne due con questa quantità, va bene.
Però comunque essendo il primo giro va bene così. Adesso aspettiamo un po' prima di metterci dentro la conchiglia, quando l'acqua non è così scottante. E ora invece prendo un altro bicchiere che ha dentro già i cristallini perché avevo già fatto le conchiglie che avevo fatto vedere prima. Quindi vado a versarci tutto il composto così vedremo la conchiglia al primo passaggio e invece vedremo la conchiglia quando abbiamo già fatto tipo altri cristalli. Vediamo se c'è qualche differenza oppure no. Quindi adesso semplicemente verso tutto, ecco qui, e vado a fare la stessa identica cosa. Ricordatevi sempre che anche se avete già utilizzato il bicchiere, quindi il bicchiere c'è già dentro la soluzione, di aggiungerne ancora un po'. Io ho già messo un cucchiaio, adesso ne metto un'altra metà. E adesso facciamo sciogliere tutti i cristallini che si erano formati, che non servono, e poi li riversiamo nel bicchiere. Intanto che faccio sciogliere la roba di là, prendo una conchiglia simile a quella che ho fatto prima con voi e la metto dentro semplicemente. Pof, pof. Controlliamo. Poi, in teoria si dovrebbe controllare che la conchiglia sia dalla parte giusta. Non ne ho la più pallida idea. Bene, adesso lo copro, poi pulisco lì, puliamo subito. Ok, lo copro e lo lascio lì per ore, 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 ore. E adesso vado a prendere anche l'altro. Ok, mi sa che ho messo un po' troppo poca acqua, però vabbè, prendo una conchiglia abbastanza piatta, fatta così, lo metto in tubo a fuoco, perfetto, e ora la immergo. Oh, questa si vede bene, fa le bolle. Ora chiudiamo, e adesso non so tra quanto riregistrerò questo video per vedere quando sono nate, cresciute. Ogni tanto controllo e quando vedo che sono così, diciamo così, le scopriamo. Ok, rieccomi tornata con qua i bicchieri che avevamo fatto. Questa era la prima, con la prima acqua e al lume, e invece questa qua con la rifatta che poi c'è pochissima acqua qui dentro. Ho paura a vedere cosa c'è dentro. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo svuotare con molta attenzione l'acqua che c'è dentro, perché poi i cristalli saranno tutti in fondo. Quindi io prendo il pentolino in questo caso e pian piano verso dentro l'acqua, aiuto, e vediamo dentro, ecco qua si vede bene. Oh, non sembra uscita male. Adesso la parte difficile, difficile, più che altro cercare di non spaccare tutto. Quindi, aiuto. Mi aiuto. Allora, qua praticamente la conchiglia è stata invasa e andiamo a togliere gli eccessi che non servono a nulla. Praticamente dove non c'era la colla si stacca perfettamente, ecco qui. Prendo aiuto, che nebbia. Ho cambiato postazione un attimo perché mi serve più spazio per tutti questi pentolini, pentolini, quanta nebbia. Allora. Ok, poi qua, tipo se avete, non so, uno spazzolino da denti vecchio che non usate, pian piano con le spatoline lo facciamo. E ecco qui il nostro cristallo, finalmente, e il colorante poi lascia un po' anche, dipende anche dal colorante, questa cosa è bellissima. Aspettate che vado a prendere lo spazzolino. Ok, sono tornata, che velocità. Ecco, tipo passare così e quelli in eccesso si levano. Ah, poi il colorante alimentare di solito zozza un po', poi dipende anche da quello che usate. Ecco fatto. E ovviamente adesso la pietra è tutta bagnata, quindi io cosa che faccio? La lascio asciugare vicino anche a un calorifero, faccio un pelo, e così si asciuga. E ora leviamo questo e guardiamo invece questa qua, che c'è poca acqua dentro. Prendo un altro contenitore, prendo il mischio perché sono due colori diversi, penso. Cioè, se la sedia su cui mi sono seduta fa un casino dalla miseria, va bene. Allora, pian piano anche qua. Versiamo, ok, ecco qui come si presenta.
con calma. Oh, ma ti eri staccato. Aiuto. Ok, ce l'ho fatta, presa. Ok, questa si è completamente sbriciolata. Ottimo. Ecco. Niente, questa è da rifare. Probabilmente non ho aspettato abbastanza per far asciugare la colla. Comunque può capitare. Per farvi vedere anche, appunto, sono contenta che sia uscita così, per farvi vedere che può capitare anche questa cosa qui. Che cosa si deve fare quindi? Si prende la conchiglia, si rilava tutta, si lascia asciugare e poi si rifà il passaggio. Probabilmente ho messo troppa colla. Ecco, questa è ancora una cosa che devo un attimo capire quanta colla mettere, quanta colla non mettere. Comunque la conchiglia era questa. Probabilmente metterò anche un po' più d'acqua. Dopo questo, questa, dopo la sciacquo, la pulisco, bla bla bla. Ok. Allora, sono andata a prendere un'altra conchiglia che avevo fatto mentre facevo queste, però che avevo già tirato fuori prima. Questo ho dovuto aspettare a tirare. Mi devo guardare le mie mani. Ho dovuto aspettare a tirarle fuori perché dovevo registrare. Invece questa sono riuscita a tirarla fuori. Così, eccola qui. E ora cosa dobbiamo fare? Una volta che si è asciugata, dobbiamo prendere lo smalto. Mi raccomando, non a base d'acqua perché con l'acqua si scioglie. Quindi lo smalto per le unghie, penso che vada bene. Ok, e poi dobbiamo andare a lucidarla tutta. Poi vedete voi se volete lucidare anche la conchiglia sotto, in questo caso vediamo. È uscita un po' opaca. Ma sì, adesso. E niente, quindi cosa si deve fare adesso? Si deve lucidare. Ok, quindi abbiamo visto in questo video le varie cose che si devono fare, anche i vari fallimenti. Diciamo, cioè, non è che è una logica che esce sempre, cioè non vi preoccupate se non vi esce. Comunque, ecco, adesso con calma vado a spennellare tutto. Ok, con calma poi finisco. Voglio fare le cose fatte bene. Perfetto, quindi riprendo questa qua che abbiamo fatto assieme, che è stupenda. Cioè, guardate che cristalli che sono usciti. Bellissimo. Per questa conchiglia qua fatta così stupenda. Adoro. Adesso la lascio ad asciugare. Poi appena asciutta, di solito si capisce quando diventa un po' opaca. Si opacizza un po', quindi non vi preoccupate. Ricordatevi sempre di lucidarla con lo smalto. E niente, quindi sono davvero super soddisfatta di questo esperimento. E poi adesso provo, penso un po' a che altri esperimenti fare. E niente, quindi fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di queste creazioni, chiamiamole così. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!